Grazie Presidente. L'area di San Vincenzo è stata acquisita dalla provincia, diciamo, all'inizio degli anni 2000, tutta una serie di acquisizioni, 27 ettari, la provincia spese circa 30-31 milioni di euro per l'acquisizione di quest'area. L'ipotesi era di farci la cittadella militare, poi per tutta una serie di motivi la cittadella militare non è stata fatta, allora sono nate varie ipotesi, lo stadio, il NOT, poi diciamo tutto per tutta una serie di motivazioni che qui ovviamente non si entra nel merito, non è stato fatto. Ci fu anche un'ipotesi di retrocessione degli ettari ai proprietari durante poi, quando il percorso progettuale non andò in porto. Questa è un po' la storia dell'area di San Vincenzo, che è ancora lì, e quindi diciamo in qualche modo chi ha compiti di amministrazione provinciale deve provare a porsi il tema di cosa farsene, anche di come utilizzarla in modo importante, in modo utile e in modo di interesse pubblico. Qui nasce il tema del concerto di Vasco Rossi. L'area di San Vincenzo, situata a Mattarello e di proprietà della provincia, appunto acquisita dalla provincia nei primi anni 2000 per 30 milioni di euro, consiste in uno spazio di circa 26-27 ettari. La stessa, come è stato modo di spiegare da parte della giunta provinciale, è intenzione della giunta provinciale di allestirla per iniziative, spettacoli, concerti, eventi sportivi, strutture sportive, intrattenimento, e per la prima volta è stata colta l'occasione di organizzare un concerto di Vasco Rossi. Si è avuta questa possibilità e la giunta provinciale ha lavorato per riuscire ad avere questo concerto, un po' come una inaugurazione di quest'area che avrà, nell'intenzione della giunta provinciale, utilità per concerti, non tutti di 110.000-120.000 persone, perché ovviamente non tutti saranno di questa portata, comunque un utilizzo sportivo, un utilizzo ricreativo, un utilizzo di attrezzature sportive. Questo è un po' un utilizzo di eventi musicali, questa è un po' la volontà della giunta provinciale. E quindi si è colta questa occasione di avere il concerto di Vasco Rossi previsto per il prossimo 20 di maggio. L'area, in quanto è un'area in fase di elaborazione, non dispone ancora, molto evidentemente, molto chiaramente, delle autorizzazioni all'uopo previste. La zona mira appunto a diventare in prospettiva un punto di riferimento per eventi per tutto il territorio trentino e per i territori limitrofi. Con l'ordinanza del Presidente della Provincia numero 91-10-37 del 16 dicembre del 21 è stato approvato il piano degli interventi di sistemazione dell'area. Gli interventi saranno realizzati dalla provincia per mezzo delle proprie strutture. Il ruolo di coordinamento delle attività e degli interventi è attribuito al Dipartimento Protezione Civile, Foreste e Fauna, che si avvarrà anche del Dipartimento Infrastrutture e del Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica. Le principali fasi che interessano l'approntamento dell'area e l'evento inaugurale sono tre. 1. Interventi di sistemazione dell'area. 2. Uso dell'area per il concerto inaugurale. 3. Gestione dell'evento, e cioè accessi, permanenza del pubblico, deflussi e relativo impatto sulla città. Attualmente l'area di San Vincenzo è sistemata a coltivazione con presenza di fossi di allontanamento delle acque e alcuni manufatti edilizi interferenti. Per quanto concerne la prima fase, e cioè gli interventi di sistemazione dell'area, è stato valutato che la presenza e il mantenimento dei canali e dei fossi a cielo aperto di allontanamento delle acque risultano incompatibili per le esigenze di fruibilità e di sicurezza dell'area. Inoltre, la non delocalizzabilità e il relativo interesse pubblico hanno determinato la necessità di procedere alla loro trasformazione. La presenza di alcuni manufatti edilizi, che versano in diverse condizioni di conservazione e sono localizzati in maniera incompatibile con l'area da approntare, ha determinato la necessità di procedere alla loro demolizione. Nel dettaglio, gli interventi sull'area riguardano le sistemazioni relative all'area drive-through,
pulizia generale dell'aria e sistemazione viabilità e afflusso e deflusso, opere d'arte in terra e drenaggi, scavi, livellazioni del terreno finalizzate allo smaltimento delle acque meteoriche, realizzazione della viabilità interna e adeguamento accessi. Opere in verde, semina, asfalcio e irrigazione nella scelta dei pacchetti di pavimentazione, in conformità con la destinazione prevista per l'area, si è privilegiata l'adozione di soluzioni con materiali naturali drenanti e terreno vegetale inerbito a prato. Impianti elettrici, cavidotti e pozzetti, posizionamento della cabina elettrica e predisposizione di cavidotti e pozzetti per passaggio sotto servizi necessari all'evento. Condotte e rete idrica, realizzazione della rete di collegamento dell'acqua potabile e relativi punti di distribuzione. Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, installazioni provvisorie per l'evento riconducibili principalmente a illuminazione, delimitazione dell'evento e bagni. La necessità di delimitare l'area, con particolare riferimento al lato verso la ferrovia, ha determinato l'esigenza del posizionamento di un'ulteriore recinzione a ridosso di quella esistente. La disciplina urbanistica consente, per eventi come quello in programma, la realizzazione di opere di natura temporanea e non sono state quindi rilevate problematiche relativamente alla destinazione urbanistica dell'area medesima. Va da sé che sistemazione provvisoria non significa tout court precaria e soggetta a rimessa in pristino. Quello che è funzionale alla valorizzazione definitiva dell'area, auspicabilmente tutto o quasi tutto quel che è già stato autorizzato, troverà riscontro nel futuro progetto unitario da sottoporre al Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 65,9-4 delle norme di attuazione del piano regolatore vigente e non dovrà pertanto essere rimosso. I costi per gli interventi sopra descritti sono stati stimati in 2 milioni di euro, compresi gli oneri fiscali. Gli interventi non comportano espropriazione e occupazione di aree di privati. Gli interventi relativi alla sistemazione dell'area sono stati oggetto di una conferenza di servizi che si è svolta il 12 gennaio scorso e nella quale tutti i partecipanti hanno espresso parere positivo relativamente al progetto per quanto di competenza. Rispetto alla seconda fase, cioè il punto 2 che ho detto prima, uso dell'area per il concerto inaugurale, sono in corso di ultimazione le verifiche relative alla sicurezza per la definizione delle misure di mitigazione del rischio da attuarsi durante il concerto. Sono state utilizzate come riferimento le diverse discipline in materia di sicurezza, decreti del Ministero dell'Interno, circolari del Ministero dell'Interno, allo scopo di determinare le indicazioni per la caratterizzazione e il dimensionamento delle misure finalizzate al contenimento del rischio nella manifestazione pubblica. Inoltre è in corso una modellazione numerica dell'esodo in condizioni non solo ordinarie ma anche emergenziali per valutare i tempi di esodo dall'area nei diversi scenari che si possono verificare. Ricordo che l'area sono 27 ettari, la circolare Piantedosi, quella del Ministero dell'Interno, parla di 1,5/2 persone a metro quadro, fate voi velocemente i conti, tolti anche lo spazio del palco, tolte lo spazio delle fughe, tolte tutto lo spazio, quanti ettari sono necessari per rispettare quella, quanti metri quadri sono necessari per rispettare quella circolare. Inoltre è in corso una modellazione numerica dell'esodo in condizioni non solo ordinarie ma anche emergenziali per valutare i tempi di esodo dall'area nei diversi scenari che si possono verificare, e i diversi scenari che si possono verificare sono fatti appunto sulla base di quelle circolari. Le simulazioni numeriche hanno lo scopo di valutare nelle diverse fasi dell'evento i tempi di esodo in modo da evidenziare eventuali criticità durante l'afflusso e il deflusso degli spettatori. La provincia, per avere la garanzia che l'evento si svolga in massima sicurezza, ha anche coinvolto, previa trattativa privata con più operatori economici, un esperto nazionale in materia che supporterà gli uffici e gli organizzatori a presentare il progetto e quindi la richiesta di autorizzazione alla Commissione Provinciale di Vigilanza affinché la stessa possa esprimersi sulla documentazione progettuale completa, organizzazione, via di fuga e numero massimo di accessi.
L'esperto individuato presenterà a breve gli esiti delle sue analisi e la sopra citata commissione potrà quindi poi esprimersi su un progetto di sicurezza completo ed esaustivo. Noi non stiamo operando su uno stadio dove c'è già un progetto. È chiaro che il progetto su un'opera di questo tipo, su un evento di questo tipo, si procede a farlo a step verso la data dell'evento. Così è sempre stato fatto, ci dicono coloro che hanno organizzato eventi di questo tipo. In uno stadio ovviamente è tutto già fatto da tempo immemore. Con riferimento alle recenti cronache relative alla sicurezza dell'aria, si precisa che la Commissione Provinciale di Vigilanza il 27 ottobre del 21 ha espresso dubbi sulla possibilità di ospitare 120.000 partecipanti al concerto stimati, senza alcuna valutazione di un progetto specifico e definito. E proprio in tal senso la Commissione ha concluso il proprio verbale, evidenziando la propria disponibilità a valutare ulteriore documentazione che dovesse essere presentata e che attestasse in modo inequivocabile la sicurezza dell'area, cioè il progetto che non c'era. Giova precisare, come peraltro già noto, che la Commissione Provinciale di Vigilanza si occuperà del parere necessario per l'autorizzazione che dovrà essere richiesta dall'organizzatore dell'evento sotto il profilo della sicurezza dello spettacolo. Per gli aspetti di sicurezza che interessano in particolare l'area esterna, cioè fuori dai tornelli, fuori da dove va il pubblico, fuori dai tornelli, sarà svolta una valutazione congiunta con le autorità statali competenti per la pubblica sicurezza e incolumità, come è prassi. Segnatamente il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, al fine di garantire le necessarie forme di coordinamento. Dopo la conclusione del concerto, il deflusso del pubblico avverrà in modo ordinato, in modalità pedonale, attraverso la tangenziale, che verrà appositamente chiusa alla circolazione delle auto da Trento Centro a Mattarello. Sono inoltre in corso interlocuzioni con RFI funzionali per giungere alla sottoscrizione di un protocollo che potrà consentire l'attraversamento della linea ferroviaria verso la tangenziale nelle zone individuate. Con riguardo alla terza fase gestione dell'evento, accessi, pubblico, deflussi, si evidenzia che l'evento avrà un impatto tale da richiedere misure dedicate di gestione dello stesso. Per garantire la miglior riuscita dell'evento saranno adottate specifiche misure anche in tema di viabilità, modifiche, chiusure, parcheggi, piano per i parcheggi, trasporti, piano dei trasporti, servizi, cioè modifiche dell'operatività. In particolare verrà coinvolto il sistema di protezione civile, sarà in particolare redatto un piano operativo di protezione civile, che attiverà durante l'evento la sala operativa provinciale, coinvolgerà le strutture operative della PAT e del volontariato, oltre che dell'organizzazione coinvolte nella gestione dell'evento e si occuperà di sicurezza. In considerazione poi della portata dell'evento, ritenendo Autostrada del Brennero elemento cardine per la gestione della viabilità di accesso e deflusso degli spettatori, abbiamo coinvolto il direttore tecnico di A22, l'ingegner Carlo Costa, che ha dato la propria disponibilità a coordinare la mobilità dell'evento a supporto del dirigente generale del Dipartimento Protezione Civile, Foreste e Fauna, al fine di ottimizzare anche la gestione dei provvedimenti sulle strade statali e provinciali, finalizzati ad un corretto accesso alla rete autostradale, nonché a minimizzare l'incidenza sul territorio del deflusso degli ospiti alla fine dell'evento. Quindi tutti i soggetti interessati sono in prima linea. Quanto ai biglietti, la vendita dei medesimi procede regolarmente, come era facilmente intuibile. Ad inizio febbraio i biglietti venduti ammontano a 100.400 biglietti venduti, di cui oltre 37.000, sono stati acquistati da trentini, 5.000 da altoatesini, segno, ci permettiamo di dire, evidentemente, del grande interesse anche dei trentini e non solo dei trentini, anche dei bolzanini, all'evento. In conclusione, si è consentito al Presidente della Provincia sottolineare ancora una volta come il problema della sicurezza, che tanto ha fatto parlare in queste settimane, è sempre stato in cima alle preoccupazioni dell'amministrazione provinciale e della Giunta provinciale, e certamente non potrebbe essere il contrario. La Provincia sta lavorando alacremente affinché il concerto possa costituire un'occasione memorabile di festa, per quei 37.000 trentini e non solo, di visibilità del Trentino nel panorama concertistico, e questo credo sia
facilmente comprensibile e turistico nazionale, e tale da restare impresso nella memoria dei partecipanti come un evento unico, ben organizzato e sicuro, in poche parole, un avvenimento da ricordare e raccontare. Grazie.